Buongiorno amici e bentornati sul canale, sono Filippo della VRC Factory e quest'oggi non vi portiamo in officina ma bensì facciamo un bel camper tour. So che vi piacciono, piacciono anche a noi. In officina adesso passano un sacco di camper, quindi camper e van ovviamente. Quindi se è un format che potrebbe piacervi, potremmo fare anche un appuntamento fisso, settimanale, ogni 2 settimane, diteci voi nei commenti come vi piacerebbe vedere questi camper tour, perché è una cosa molto curiosa. Capisco che ci sono tantissime persone che si stanno approcciando a questo mondo, tante persone magari vorrebbero cambiare camper, quindi poter vedere diversi camper con un'ottica di una persona che li ha vissuti, perché noi ormai siamo camperisti da 6 anni e in realtà io con la mia famiglia lo siamo da una vita, secondo me può essere interessante. Quindi oggi andiamo a vedere un Leica EcoVip, che chi ci segue da tempo sa che è un argomento, soprattutto è un tipo di camper che ci tocca proprio dentro, perché il nostro primo camper, eccolo lì, è un Leica EcoVip, i primissimi EcoVip, quando Leica era ancora Leica. Adesso è stata comprata dal gruppo Imer, non è più la Leica di una volta, però il modello è sempre lo stesso. Adesso hanno fatto molti più modelli, una volta Leica faceva solo l'EcoVip, ora ci sono diverse tipologie, ma in questo caso qua abbiamo l'EcoVip 309 su base Ducato, come vedete alle mie spalle. È un semi integrale, lungo 6,99 m, quindi decisamente più lungo del nostro, motorizzato 140 cavalli. Io partirei da un giro esterno, innanzitutto, prima cosa fondamentale, essendo ormai del gruppo Imer, Leica, usano la stessa tecnologia per quanto riguarda le pareti, quindi sul soffitto abbiamo vetro resina, sull'esterno, sul tetto, vetro resina, in mezzo una schiuma poliuretanica e sotto legno ovviamente, con uno spessore veramente importante sul tetto. Mentre le pareti laterali pure, la fiancata non è in vetro resina come tanti altri mezzi, ma è alluminio con all'interno appunto schiuma poliuretanica e legno. Qual è la cosa bella di questa costruzione? Che è molto più simile alle celle frigo, quindi ai mezzi anche overland, perché non hanno travetti né in PVC né in legno né in alluminio. C'è qualche rinforzo in qualche punto ovviamente, però fondamentalmente sono tutti materiali impermeabili, comunque che non assorbono l'acqua, quindi sono camper che potenzialmente sono esenti dalle infiltrazioni. Ovviamente l'acqua può entrare, può macchiare il legno interno, può andare a rovinare magari le mochettine, però la cosa bella è che non c'è il legno che marcisce all'interno della parete, che li rende veramente molto più sicuri e duraturi. Detto questo, partiamo esternamente. Qui abbiamo ovviamente cabina di guida, che potremo vedere bene dentro, finestra sulla dinette, finestra del bagno. Qui abbiamo 2 serbatoie dell'acqua, quello originale, diciamo standard, base, è da 100 litri, poi ce n'è un secondo che dovrebbe essere circa 50-60 litri, poi gavone per la cassetta LVC, vano bombole, perché ha riscaldamento gas anche il frigo gas. Di qua, se andiamo a aprire, c'è il maxi gavone. Quelle là sono scatole che abbiamo messo noi, perché in realtà su questo camper qua non abbiamo ancora finito di lavorarci, finiremo settimana prossima. Ora apriamo anche di qua. Qui garage veramente enorme, comportata fino a 250 kg come c'è scritto qua, il che è una figata incredibile. L'altra chicca che abbiamo notato, adesso qua parte l'elettrocamera che dobbiamo cambiarla, qua su tutte le scatole degli accessori che abbiamo montato, abbiamo smontato la TV, ma dopo dentro vi faccio vedere, è che tutta la vasca qua è in plastica, vedete, è bella alta, quindi se uno immagina fa motocross o ci carica comunque una moto, che si può sporcare questo gavone qua, se non si ha nient'altro di caricato dentro ovviamente che si rovina bagnandosi, uno può lavare tranquillamente e l'acqua scende allo scarico. Stessa cosa, scarico che va direttamente per terra, il che è veramente una figata. Sinceramente è la prima volta che lo vedo su un camper, sicuramente mi smentirete dicendo no ma in realtà c'è anche su altri camper, sì probabile, però per me è la prima volta, quindi molto bello. Ora chiudiamo di là. Ah, altra cosa, l'altro giorno l'ho parcheggiato di fianco al nostro e a vederlo da dietro sembra veramente molto 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 più grande. In realtà, e anche da questa inquadratura qua sembra molto più grande, in realtà no, è 3 cm più basso, solo che i Leica, gli EcoVip, come si vede anche in quello là e in questo soprattutto, vedete, hanno la mansarda bombata che si alza con l'oblò, e con l'oblò si arriva a 3,10 m, mentre questo qua è 2,99 m di altezza, quindi sì, non sono 3 cm di differenza, sono 11 cm di differenza, però non sono queste cose che importano. Però sì, nell'insieme sembra molto più grande perché è una scatola rettangolare molto alta. Vabbè, ovviamente tendalino, poi abbiamo dopo della corrente, griglie del frigo trivalente e una bellissima porta, che questa richiama assolutamente quella del nostro. Infatti Leica ha mantenuto il bidone sulla porta, che la trovo una cosa comodissima perché spesso non si sa dove mettere le cose. Fra l'altro pure doppio serbatoio, cioè doppio cestello per farla differenziata. Porta sempre veramente top in Leica. E entrando
abbiamo questa dinette enorme, che è veramente enorme perché sfrutta tutta la larghezza del mezzo. Sedendosi qua si ha questo tavolo scorrevole che lo si può regolare in tutte le direzioni, che poi volendo si abbassa anche per fare un ulteriore posto letto. Lì sotto abbiamo le taniche dell'acqua, qui sotto invece l'impianto elettrico che abbiamo rivisto noi, mentre qui c'era la TV che non usavano, infatti in mezzo va anche la parabola che abbiamo tolto, e essendo che era tutto forellato per la staffa della TV e altre cose, il buon Luca, su richiesta del cliente, ha fatto questo bel pannello in D-Bond dove abbiamo messo un nuovo regolatore solare, perché abbiamo aggiunto anche un pannello solare da 200 watt, e abbiamo messo un battery monitor, quindi uno shunt. Questo qui è il display del solare, e qua comando remoto dell'inverter che il cliente già aveva, però gliel'abbiamo messo qua in alto comodo. Ovviamente qui centralina, vabbè, lì lampeggia perché non c'è acqua all'interno adesso. Ainet, quindi riscaldamento truma a gas. L'Ainet è un display molto bello, al posto della classica manopola è molto bello perché si può programmare gli orari, quando farlo accendere, quando farlo spegnere. E fra l'altro, se qualcuno ha già la truma, si può andare a integrare dopo, anche se sia la classica manopolina, quella dove si impostano i gradi del boiler e i gradi della stufa, lo si può andare a integrare, e bello, è una figata. Poi qui davanti, postazione di guida, classico Ducato con autoradio doppio DIN, fra l'altro vogliamo iniziare a installarli quelli perché sono veramente bellini. Poi qui nella mansardina, chiamiamola così, abbiamo un vetro fisso con l'oscurante ovviamente. Due bei porta oggetti che non sono grossissimi, però lo spazio non è mai abbastanza. Altre due nicchie, destra e sinistra. Qua abbiamo un bel pensile grosso, c'è veramente tantissimo spazio dentro. E qui, io che sono una persona curiosa, l'altro giorno ho aperto e c'è il motore del letto. Perché sopra la mia testa è incredibile, perché come vi dicevo prima, questo qua essendo tutto alto 2,99 m, avendo il telaio ribassato si ha veramente tantissimo spazio dentro. Qui io sono alto 1,80 m e ho ancora 10 cm sopra la testa, perché qui sopra abbiamo un altro letto. Quindi qui, schiacciando questo tasto qua, viene giù il letto con tanto di pensili, perché scende tutto insieme. Ora qua non c'è il materasso perché i proprietari non usano questo letto qua, però si ha un maxi letto matrimoniale con oblò, la finestra là che dà un sacco di luminosità, in realtà scende ancora un po', quindi si ha luce poi anche dalla finestra. Altre due nicchie con tanto di lucette, molto belle. Però appunto, essendo che chi utilizza questo camper qua sono in due, questo letto qua non lo usano e lo rimandiamo su. Ovviamente qua c'è anche la predisposizione per attaccare la scaletta, perché sennò diventa impegnativo salirci. Quindi a sinistra della porta troviamo la cucina con un bel Dometic tre fuochi. Lasciamolo aperto un attimo. Qui il lavandino, che io ho notato la particolarità che hanno mantenuto Laika, sia questo coprilavandino che in quelli vecchi come il nostro era un tagliere. Qui adesso invece l'hanno fatto un po' più carino, con lo stesso materiale del top, quindi non ci andrei mai a tagliare sopra, anche perché non è un tagliere, è un tappo, però è comodo perché essendo che non è che sia una cucina enorme nei camper, poter avere un piano di appoggio in più, un po' come lo crea anche il coperchio del gas, è veramente comodo. Ovviamente miscelatore e tutto. Qui sopra un altro vano enorme, cioè non, dal video non rende, ma è veramente gigante. Un bellissimo blow proprio qua sopra che illumina di luce naturale sotto. Frigo trivalente grossissimo Dometic e tutta una serie di cassetti qui sotto. Da questa parte qua invece, oltre allo specchio e a questa chicca che mi ha fatto notare Luca prima, che è un appendigiacche a forma di cane alato, che è il simbolo della Laika, abbiamo un bagno che ciaone proprio da albergo di lusso, con WC ovviamente, lavandino che non è enorme però è dignitosamente grande, specchio con pensile dietro, qui dietro c'è un altro pensile dove si può mettere tutto, e poi vanno doccia, box doccia con porta rigida, quindi non la classica tenda che in tantissimi ci chiedete di togliere perché capiamo essere molto fastidiosa, e oblò che qua abbiamo cambiato perché prima c'era quello che si apriva poco a scatto, adesso invece abbiamo messo un bel fiamma, così si riesce ad aprire per bene. E volendo questo qua fra l'altro lo si può trasformare anche in turbo vent, perché vendono il kit con la ventola da metterci all'interno. Qui piccola chicca utilities, questo qua sta su, solitamente lo si tira giù e si possono appendere gli attaccapanni oppure
cioè si possono appendere le grucce per mettere a asciugare le cose, o comunque appunto direttamente con le pinze si possono mettere le cose a asciugare. Quindi il bagno è veramente bellino, anche tanti spazi, perché c'è il vano lì sotto, appunto il vano lì e il vano là, e qui c'è un altro porta giacche e porta asciugamani con il logo Like, che spacca veramente tanto. Fra l'altro tutto il soffitto è soft touch, è morbido in tessuto, cioè non è finita qua raga la chicca delle chicche. E questa, cioè, e questo camper è diviso da una porta, capito? Cioè, sto male. Quindi, qui si fa così, si apre così dietro, tac, e poi la si fa scorrere. E abbiamo la camera da letto. Quindi, cucina, bagno, camera da letto, con due letti alla francese. Cioè, in realtà è un letto alla francese, un letto singolo, che si possono trasformare, perché qua sotto c'è quest'asse qua che viene in qua, quindi quel cuscino là si mette qua e diventa praticamente un matrimoniale, tranne per un piccolo angolo. Qui abbiamo un'altra valanga di spazio, perché abbiamo qui un vano enorme, ma veramente gigante. Lì c'è l'asta per appendere le cose, di qua c'è tantissimo spazio. Di qui pure. Qua sotto c'è un po' dell'acqua e truma e tutt'altro. Lì sotto c'è una scarpiera spettacolare. E da qui si apre e si può accedere comodamente al garage. Tra l'altro, piccola nota tecnica per i più nerd, questo camper qua ha tutto un doppio pavimento, quindi anche i serbatoi sono riscaldati. Teoricamente a temperature rigide non si dovrebbero avere problemi, ovviamente bisognerebbe provarlo per capire, perché noi abbiamo notato anche un camper fra virgolette standard fino a meno 12, meno 13, anche meno 17 si riesce tranquillamente a usufruire di tutto, al massimo si ghiaccia la ghigliottina di scarico delle grigie o la ghigliottina di scarico delle nere. A temperature più rigide bisognerebbe vedere. Sicuramente con il setup che ha sulla carta quantomeno non dovrebbe appunto avere nessun tipo di problema, anche fino a meno 15, meno 16, però senza provarlo è difficile dare un giudizio. Torno un secondo velocissimo alla cucina, perché come il nostro anche questo ha la cappa, che può sembrare una tamarrata, una cosa inutile, ma in realtà è fondamentale, perché quando si cucina almeno gli odori vanno lì fuori, vanno all'esterno. Tornando invece alla mega camera da letto, abbiamo anche qui una valanga di pensili gigante. Ce n'è uno qua. Questo qua è molto strano, cioè molto particolare, perché si apre, è piccolino. Che era da piccolino relativo, perché mi entra tutta la mano e buona parte del polso. Due begli angolari lì, altri due pensili posteriori e di qua, quindi fondamentalmente ognuno, letto di destra c'è il suo spazio a destra, letto di sinistra il suo spazio a sinistra. Per non parlare poi dell'illuminazione, che ho faticato a trovare tutti gli interruttori, ma adesso che li ho trovati, se guardate nell'insieme è veramente uno spettacolo. Anche perché veramente, cioè, se guardate, c'è tanto 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 spazio. Non è che sia la mia piantina preferita, perché per esempio di sera siamo in due, comodissimo il fatto di avere i letti sempre fatti dietro. Però, giustamente, come ci dicevano anche i proprietari, il letto basculante, se sei in due, non dico che è inutile, però è un pezzo grosso qui che tappa, fra l'altro, l'oblò, perché come avete visto prima, qui sopra ci sarebbe un oblò che non si può utilizzare con il tetto alzato. Quindi, scelta dubbia, però sicuramente per una famiglia di quattro è comodo il fatto di avere il letto che va su e giù, anche perché uno lo può lasciare fatto con le coperte, con i cuscini e tutto, schiaccia un tastino e va su. Non è come la dinette trasformabile, che comunque è un lavoro più impegnativo ogni volta farlo. Per quanto sia semplice, spingi giù il tavolo, metti le assi, metti i cuscini, un letto che schiaccia un tasto ed è pure elettrico, scende, è sicuramente più comodo. Quindi, tornando a noi, i lavori che abbiamo fatto noi, qui sotto nella panca abbiamo installato anche un priority switch, quindi ora tutte le prese, alcune che ha montato il cliente, come questa ciabatta qua, un'altra nel garage, ma anche le prese nella cucina, in bagno, quelle originali di Leica, adesso tutte quante funzionano con l'inverter. Ma la cosa bella è che quando uno va a attaccarsi alla 220, in automatico switcha il priority switch, e quindi passa dall'alimentazione dell'inverter all'alimentazione della 220 con un intervallo di millisecondi, quindi velocissimo, da apparecchiature elettroniche neanche se ne accorgono. Però ci permette di non danneggiare l'inverter, perché se uno andasse ad attaccare l'inverter a tutte le prese del camper senza mettere un circuito di priorità, il rischio grosso è che se uno si dimentica di spegnere l'inverter prima di andare ad attaccare la 220, brucia l'inverter, fa saltare salvavita, cose non belle. No. Quindi, tornando ai lavori fatti da noi, abbiamo pannello solare nuovo da 200 watt che va a sommarsi a quello da 150 watt che già c'era. Poi stiamo montando una seconda retrocamera, infatti qui l'autoradio, se vedete, è mezza sfilata, perché dobbiamo prendere un cavo proprietario
per non dover stare a mettere un secondo display, perché la telecamera che andremo a mettere adesso ha due camere, due lenti, una grandangolare che punta verso il basso e una che punta verso il dietro, tipo specchietto retrovisore, che è molto comodo in un camper così, che ovviamente dietro non vedi. E poi abbiamo riparato delle mini crepette che ci sono create nel termoformato del tetto, che abbiamo scoperto in realtà essere un problema che diversi camper hanno, non è assolutamente il primo. Poi vabbè, piccole cose, abbiamo cambiato il vaso di espansione. Luca ha ricablato tutto, i lavori che vi ho fatto vedere prima, abbiamo messo i cavi di sezione adeguata, abbiamo rimesso in ordine come piace a noi. Però veramente mi ha fatto effetto lavorare su un EcoVip che non è il nostro vecchio EcoVip, che fra l'altro anche lì ci saranno delle news, ma non vi spoilerò di più. Arrivati a questo punto, ditemi voi, uno, se c'era qualche altra info che vi sarebbe piaciuta sapere che non vi ho detto, così per i prossimi camper tour siamo più preparati, o comunque rispondo alle domande che mi avete fatto sotto qua nei commenti. Poi l'altra cosa che ci tengo a chiedere a voi è: voi siete partito camper nuovo o camper vecchio? Cioè, al di là delle possibilità economiche, che uno può ovviamente spendere magari 90.000 euro da una parte, 60 magari usato, e dall'altra 20, 16, cifre decisamente più economiche. Però al di là di quello, essendo che ormai avete visto sia il nostro che questo, allora ovviamente come gusto personalmente anche a me questo qua piace, cioè è tutto più recente, fatto meglio, di trazione posteriore per quanto mi riguarda non si batte, quindi per quello vi dicevo, al di là del discorso economico, attualmente sul mercato non si trovano più, tranne di pochissimi allestitori, camper trazione posteriore, a meno che uno non vada su patente C, quindi mezzi decisamente più pesanti, che anche lì però ce ne sono tantissimi su base Ducato, quindi trazione anteriore 4500 kg, che non concepisco più di tanto, perché poi tutto il peso è dietro, con la trazione anteriore quando va in salita fatica proprio le ruote ad avere trazione, non tanto i motori, perché questi motori Fiat ormai 2-3 multijet va bestia. Quindi per quello, fatemi sapere sotto nei commenti, preferite il vecchio EcoVip o il nuovo EcoVip. Detto questo, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like, anche perché noi ci vediamo prossimo martedì, sempre alle 8:30, come tutte le volte, noi non spariamo, anche se siamo veramente pienissimi in officina, siamo super contenti, anzi, approfitto per ringraziarvi, riceviamo veramente molte più richieste di quante riusciamo a gestirne, al di là proprio del lavoro in sé, proprio come anche risposte preventivi, quindi se non vi rispondiamo non è perché vi vogliamo male o perché ce la tiriamo, è proprio un problema tecnico, siamo in tre a lavorare, se è passare su giornata al computer è per quello che non la vedete più di tanto, però anche lì ci stiamo lavorando, dobbiamo assolutamente far tornare Serena sul canale, quindi se avete visto il video fino a questo punto commentate con Serena torna sul canale. Dai, ho già parlato troppo, ci vediamo alla prossima, ciao!